Sei proprio sicuro di conoscere Milano? Lo sai che in città c'è un monumento che ritrae l'eroe spartano Leonida? Uno dei film di maggior successo degli ultimi anni è senza dubbio 300 del regista americano Zack Snyder. Il lungometraggio, utilizzando una cifra stilistica incredibilmente moderna, narra in maniera molto romanzata l'impresa di Leonida I, re di Sparta, che nel 480 a.C. affrontò le truppe persiane del re Serse I nella famosa battaglia delle Termopili. Nello scontro, Leonida tenne testa per 3 giorni all'enorme esercito persiano con il coraggio di soli 300 soldati, salvo poi andare incontro a una inevitabile sconfitta. A Milano, in via Marina, un monumento rappresenta proprio Leonida I, l'eroe del sacrificio puro, che combatte una battaglia disperata e invincibile per l'onore, la libertà e la patria. L'eroe spartano è nudo, con solo l'elmo sulla testa, lo scudo in una mano e la lunga lancia nell'altra. Il monumento, realizzato da Ernesto Bazzaro nel 1906, non è però un omaggio all'eroe greco, ma al milanesissimo Felice Cavallotti. Cavallotti fu un poeta e un giornalista, ma soprattutto fu, nel 1877, il fondatore del Partito Radicale Storico. Morì nel 1898 durante il suo 33esimo duello, nato in seguito a un diverbio. Bazzaro scelse di ritrarre Leonida ispirato dai versi di uno dei più celebri poemi di Cavallotti, La Marcia di Leonida, l'opera che meglio di ogni altra rappresenta la sua anima fervente. Nei bassorilievi del monumento sono raccontati gli episodi salienti della vita di Felice Cavallotti, da quando trascina le folle con i suoi discorsi ispirati a quando, a Napoli, soccorre i malati di colera, fino ad arrivare all'episodio della morte in duello. Alla prossima!